E poi la partenza, c'era un tempo sospeso che era un cancio la mai, si filmava uno, un altro girava mai, e non è che non stava facendo niente l'autista, era il momento di massimo lavoro, perché aveva pompiere, c'era la redotta, poi la redottismo, cosa c'era, era un tavanchione, e poi ripeteva, in cui era una cosa, va a girare un manubichino, certo. E poi che c'era questa cosa, chi non stava a chiave, ora sono gli automatici, e poi quando se ne avevano queste bussole, era, l'apertura della bussola era una cosa terribile, perché non è che erano idrauliche come ora, era a tempolata, di chiaretti, battere, salve, scattavo, e tu scendevi, e chi tu poteva dire, sempre c'è questa da stantolata, poi quando che poi si arrivava a mezzo mondiale al rock, roppo una inata caduta, aveva stato sempre da lì, quando scendevi l'autobus c'era poi chi tu parlava così, niente, mi consumavo, vedete, a chi hanno portato le cose, mamma scoppia, così. Era una cosa che veramente, credetemi, l'autobus per noi era andare sull'autobus, era ritrovarci tutti quanti. Noi ci siamo ritrovati anche in tantissime occasioni. Ora, al giorno d'oggi, le cose sono davvero cambiate, in tutte le situazioni. Anche per andare, per esempio, in palestra. La palestra non è più come una volta. Allora, la palestra, per farvi capire, prima c'era una palestra che, date ai tempi di scuola, la palestra, adesso non c'era niente, era tutta vacante, non c'era, ma la palestra, boh. C'era un insegnante dell'educazione fisica che era tutta, aveva un panzone, non era credibile, era così. Ci sentiva a fare un'ora di palestra e ne faceva fare, avanti, forza, iniziamo a fare il riscaldamento. Il riscaldamento, no? Ma c'era chi lo bugghire, perché eravamo chi tutta acetata, c'era tutta acetata. Ma c'era un guaitruna che correva, io correva nei pozzanghere, sentiva, ma su ci sono i pozzanghere, ero su rude che scurava i rinza, quindi sentiva nei Skype di tennis, cioè Skype di tennis, che noi ti chiamavamo Skype di tennis, non ci abbiamo entrato mai a Skype, però noi ti chiamavamo in questa maniera, così, poi avanti agli attrezzi, non c'era niente, c'era la cavallina, vuoi dire, io a me mi succedevo il cuore, ma che ha visto questa cavallina? Ci sta chiarati, sta cura, c'è una chiara! E c'erano invece, poi c'erano, se vi ricordate, c'erano delle cose appezzate, tutte le spalliere, da tutti i scuole, c'era, arrivata una palestra, poi si gustavano picche, era tutta china alle spalliere. Amore, appezzate per da sopra! Cioè, era per allungamento muscolare, tutto iniziava così. 10 minuti, perché prima aveva passato il tempo, 10 minuti, mi sa così, io mi sentivo come nelle carceri, nelle prigioni, una volta, perché mi sa così. Talava mio compagno lato, ma tu chi comandassi? Non lo so, io, ma chi fece? Ma io morroito, c'è stato, ma quando dopo scendeva questa cosa, queste braccia assecavano, te paravo tantissime ore, l'unghia assecavano dietro, ma accorgi? E poi c'era, se vi ricordate, c'era, avanti, c'era una coita che metteva un soffitto che scendeva in terra, a chiara tua, a chiara, chi c'ho ben vedere adesso, non c'era niente, a chiara! La dignità di un ragazzino si perdeva perché pareva un VM, faceva 50 centimetri a chianare, un mese e mezzo a scendere, era tutto infiammato, vedete, io quando tornavo a casa era sempre chi papolona, vedete, mia madre mi diceva, mettici l'auromicina, a dei tempi, guarda, va, gli date l'auromicina, l'auromicina era una pomata al 2%, era una cosa insepata gialla, vedete, pareva che aveva letterizia, perché a dei tempi, ogni cosa, mamma mi fa male, mettici la romicina, mamma c'è io cazzo tu dietro, mettici la romicina, se la romicina si beveva per tutto il cuore, invece era tutto un zapato giallo, tutto schiaffiato. Che poi quando il carri riceveva a chiamare da sopra da guaita, chi diceva, chi si vede? Non lo so, la tiglia è proprio le ferie, su chi c'era lì. La mente suonava la campanella e andava a fare bugia un guaito, era una cosa, ricordate, eravamo così. Vi dico l'ultima e me ne vado, l'ultima. Ve la ricordate che oltre la corda c'era pure la pertica, la trave, no? Che se ora ci fossi femmine ruora, se mettessero a fare tutta la podanza. Ma c'avevo ben metagliare in irinza, tutta la cosa. Invece noi ragazzini avevamo la passione di fare la bandiera. Chi sta la pertica, ne mettevamo così e teoricamente stiamo a managhiera così. Cioè, un'altra così e teoricamente a così. Ma praticamente stavano a così a pennolone, no, a bandiera, e manco vento, perché il vento faceva.
Ciao, un mondo di bene. Sergio Vespertino! Grazie! Grazie! Cari amici, bentrovati ancora al teatro Pietralosa di Pollina con Sicile Cabaret insieme ai Big. Noi ci stiamo divertendo tantissimo. Tanti comici si sono già esibiti, altri si devono ancora esibire. Ci sarà un finale a sorpresa che non vi posso dire cosa faremo, ma non potete cambiare canale. Rimanete con noi che torna Sicile Cabaret insieme ai Big. Ciao! Uscica e tu avero saporito a mia me l'ammazzaro povero cieco mio che per l'amore già via pareva un gran tenore cieca e dore lume cori come io dai a ascoltare e quando e a e a e a se care attore come cuore come io dai ascoltare buonasera a tutti amici telespettatori e benvenuti al momento del quiz live. Abbiamo con noi un concorrente, facciamo entrare il signor Tommaso. Buonasera signor Tommaso, lei si chiama? Io mi chiamo Turbato Tommaso, ma per gli amici Thomas. Ok, allora, signor Thomas Turbato. Conosce le regole del gioco? No, perché mi hanno fatto entrare, mi hanno fatto firmare e sono entrato così. Sono masturbato. Noi abbiamo. La ringrazio. Abbiamo fatto firmare un contratto. Il contratto sì, l'ho firmato io velocemente. Allora, se ha firmato sa benissimo che per ogni risposta esatta lei porta a casa 10.000 euro. Minchione. Vai, vai. Per ogni risposta sbagliata, signor Thomas Turbato. Le togliamo 10.000 euro dal conto corrente. No, ma questo non me l'avete detto. Ma scritto piccolissimo. Ma piccolissimo che cosa, Angolini? Ma cominciamo con la prima domanda. Le domande sono semplicissime. Sì. Matematica precisa. Noi vogliamo sapere quante, numero preciso, zanzare ci sono qui sul palco. Vai. Facciamo un pochettino di sì. Grazie. Quante zanzare ci sono? Va bene. 300. Possiamo metterci. 300? 300 sì. 320. 320? 325. Esatto! Sì! 324, uno l'ha ammazzata adesso. No, no, mi dispiace, no. Mi dispiace. No, mi dispiace. No, no. Stare attento. Ma si se vuole giocare su questo sangue, su sangue. Il signor Thomas Turbato sta perdendo 10.000 euro. Ma facciamo la seconda domanda. Facciamo entrare Sonia. Noi per 10.000 euro vogliamo sapere chi si nasconde dietro questa caricatura. Ah, facilissimo, George Clooney! No, Sonia, Sonia, l'avevamo detto. No. Era nascosta, allora, bene, era difficile questa, era nascosta. Allora. Cioè, era il signor Thomas Turbato, sta perdendo 20.000 euro, ma non è finita. Perché vogliamo sapere per altre 10.000 euro quanti peli ho nel braccio. Numero preciso. Ah, preciso, preciso. Ma cosa devo fare? Scusa, per la 3.450. Ah, la risposta esatta era 3.451. No. Per un pelo, per un pelo. Il signor Thomas Turbato perde 30.000 euro. Adesso c'ha la possibilità di scegliere fra curiosità
o matematica? Non avete ben capito, io matematica proprio sono zero, quindi io scelgo curiosità. Allora, una curiosità. Quanto fa 1792 per 2356? Ma che non la sapi? Non lo so, non lo so, che la devo sapere, non lo so. E quindi si arrende e perde altre 10.000 euro. Facciamo un applauso al signor Thomas Turbato. Ma io non sto capendo. Che sta perdendo 40.000 euro. È illegale questa cosa. Che devo fare? Signor Thomas, sì. Si ricorda di me? Che senso, scusi? È arrivato il momento. No. Che tutti stanno aspettando. Ma questo su lei, eh? Non cominciamo con queste cose. Il momento fatidico. Non si faccia ingannare dal mio nome, eh? Amici. Signor Thomas. No, signorino. Questo non è un videogioco. Ma io sento un joystick, però. È arrivato il momento della domanda. Senta, un milione di euro. Sì! Per la domanda un milione di euro, ci mi date un milione di euro? Là, proprio... Domanda sui contrari. Oh, ma vedi che io sono campione mondiale di contrari. Noi diremo alcune parole, lei dovrà dire l'esatta parola al contrario. Guardi che io sono bravissimo in questo gioco, sono veramente, veramente, veramente bravo. Quindi vai, a me cade spaidari. Due parole. Due parole. Non è vestita di scuro. Di chiaro. Facile, facile. È bravo. Bravo, grazie. Bravo, signor Thomas. Si ricordi che dovrà rispondere esattamente a 5 domande, poi ripeterle tutte da capo, firmare. Ho vinto il milione di euro, ecco, non potete andare. Quindi, una sola parola, non dire... Di, perché una sola parola, non dire di, perché io... Possiamo accettarla, sì. Rinunciare. Volere. Bravo. Grazie. Madre, questo è facile vincere. Perdere. Ma questo è facilissimo. Questo è un po' più difficile, stai attento. Idolos i tut. Ma tutti i soldi. Perfetto. Era facile. Stiamo questa. Arrivando. Il milione di euro nelle sue mani. Ripeta tutto quello che ha detto, metto una firma qua e avrà vinto. Allora dichiaro di volere perdere tutti i soldi. Perfetto, grazie. Perde tutto, grazie. Un applauso. Un applauso.